Ciao a tutti amici YouTube, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi della linea celebrity degli stilisti. Negli uffici stile dovete sapere che c'è una linea dedicata alle celebrità. Appunto, quando ci sono degli eventi importanti vengono realizzati dei capi per queste celebrità e appunto si disegna anche il figurino. La particolarità di questa illustrazione è che ovviamente il volto deve assomigliare il più possibile al personaggio famoso e quindi viene utilizzata una tecnica del copia e incolla, una sorta di fotoritocco con Photoshop. E appunto oggi noi andremo a vedere come utilizzare questa tecnica nelle illustrazioni, però con un piccolo miglioramento, perché facendo alcune ricerche online ho trovato alcune illustrazioni moda di queste celebrità che secondo il mio punto di vista c'era un distacco troppo evidente tra il volto e il corpo. Era troppo evidente che c'era un copia e incolla di immagini e per lo più in alcuni casi c'era anche troppa sproporzione. Noi comunque dobbiamo cercare di rendere armonioso il nostro disegno. Il consiglio che vi posso dare per cercare di far sembrare meno fotoritocco il vostro disegno è quello di cercare di disegnare il più possibile voi e prendere meno pezzi di foto e applicarli sul vostro disegno, così almeno non otterrete un risultato di fotomontaggio che secondo il mio punto di vista è orrendo da vedere. Una cosa anche che ho notato è che appunto anche i capelli vengono copiati e incollati, almeno quelli cercate di farli voi, almeno appunto si ridurrà questo effetto di fotoritocco. E quindi ci ho pensato io. Vi mostrerò all'interno di questo video come cercare di migliorare questa tecnica utilizzando dei piccoli accorgimenti. Quindi vi raccomando, guardate il video fino alla fine e lasciatemi un bel like. Il procedimento del disegno è sempre lo stesso, con l'unica differenza che dovete tralasciare i dettagli del volto. Cerchiamo di trovare una foto del volto della nostra celebrity che sia di buona qualità, possibilmente frontale, in modo da far capire bene il personaggio. Per la colorazione della pelle cercate di usare una tabella colori facendo riferimento alla foto, così non si creerà un distacco tra la testa e il corpo. Selezioniamo con lo strumento lasso il volto della celebrity, lo copiamo e lo incolliamo sulla nostra illustrazione. Cerchiamo di stare attenti con le proporzioni, controlliamo bene la nostra illustrazione facendo uno zoom indietro in modo da avere una visuale migliore per poter capire se abbiamo fatto un lavoro discreto. Se mentre disegnate vi accorgete che il volto non vi convince, potete sempre aggiustarlo in qualsiasi momento, utilizzando i tasti CTRL e T fin quando non sarete soddisfatti. Ovviamente assicuratevi di essere sul livello giusto. Ora dobbiamo dare un effetto un po' più da disegno a questa foto e rifinire bene tutti i bordi. Come al solito, il magnifico pennello morbido di Photoshop sarà di nostro grande aiuto. Con lo strumento contagocce aiutatevi a prelevare il colore e utilizzate il pennello con un'opacità attorno al 20% per colorare. Per dare un effetto un po' più disegno, creiamo un nuovo livello e lo posizioniamo in cima e ripassiamo i lineamenti del volto con il pennello duro. In questo modo daremo un effetto meno foto al nostro volto. Ragazzi, se realizzate qualche illustrazione di celebrità utilizzando la mia tecnica, vi raccomando, taggatemi sui miei social Facebook e Instagram. Quindi se non mi seguite, andate immediatamente a seguirmi. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciatemi un bel like per sostenere me e il mio canale. Mi raccomando, attivate anche la campanella per ricevere le notifiche di quando uscirà un mio nuovo video.
Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia stato di grande aiuto. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!